gocce che cadono, segni indelebili come fiumi o lacrime sul volto fra gli alberi. Tra i sette grani e la Cina c'è un rapporto speciale. La band folk rock Comasca è appena rientrata da un mini tour dove ha riscosso un notevole successo. Questa Via della Seta in musica, che unisce due mondi apparentemente così diversi, nasce nel 2015. I tre fratelli sette grani, dopo aver letto il libro The Rape of Nanjing, scrivono il brano La ragazza di Nanchino e sono intervistati da Radio Pechino. Il brano in italiano piace molto a Performing Art Group, che li invita a Nanchino a girare un documentario, un videoclip e ad aprire lo Youth Festival, trasmesso dalla TV cinese e organizzato dall'UNESCO. Di qui una serie di collaborazioni che legano sempre di più i sette grani alla Cina, tanto da aver inciso il brano Mo Lu Wa, la canzone più popolare in Cina, che fa parte di un finale della Turandot, rigorosamente in cinese. Accolti con tutti gli onori dalle autorità locali, i sette grani hanno portato la loro musica fatta di impegno sociale, passione ed energia nelle loro esibizioni davanti a un pubblico attento e curioso. Un successo che Mauro, Flavio e Fabrizio non si aspettavano, ma da cui ci si può scommettere partiranno nuove iniziative.